Torniamo a parlare di province con Daniele Bosone, presidente della provincia di Pavia. Grazie. Ringrazio Massimo Garavaglia per questo invito e ci dà modo, io sono del Partito Democratico, di confrontarci su, in questo momento in cui stiamo tutti ricercando un po' un futuro giusto per i nostri territori. Ci dà modo di confrontarci e di scambiarci qualche idea. E io devo dire che sono stato eletto Presidente di Provincia 1 anno e mezzo fa, mi sento un pochettino in crisi di identità a questo punto della mia storia. E allora riflettevo su una questione che riguarda le riforme, lo propongo a voi. Tutti noi siamo partiti che ci diciamo riformatori, chi vuole riformare di più, chi di meno, dall'Italia dei Valori a... Tutti vogliono riformare, da Vendola, la Lega, PDL, chi ha voluto, chi ha fatto, chi non ha fatto. Ma forse è arrivato anche il momento di chiederci che cosa produciamo con le riforme che facciamo, che vogliamo fare. Cosa vuol dire riformare un paese? Qual è il disegno di bene comune? Altrimenti la riforma rischia di diventare un'ideologia. E quando la riforma diventa un'ideologia e non si cala nella concretezza dei territori, non ci preoccupiamo di che cosa produce quella riforma, facciamo disastri. E io penso che la provincia, la riforma delle province sia esattamente questa cosa qui, una riforma ideologica, una riforma che è stata fatta senza pensare esattamente che cosa succedeva il giorno dopo. Perché non si può almeno non rendersi conto che da 150 anni che l'Italia unita, mi spiace, insomma, so che siamo in un ambito dove, però questo è basata, comunque l'organizzazione dello Stato è basata sulle province. E qui con questa riforma ci si è preoccupati di togliere un livello di governo locale, e però nessuno si è preoccupato di vedere cosa succede con gli altri enti intermedi, quelli che veramente sono costosi. L'organizzazione del governo sui territori nessuno l'ha toccata con questa riforma. Allora ci si è preoccupati solo, probabilmente, in modo ideologico, di dire basta con queste province, togliamo questa classe politica, togliamo questo pezzo di governo democratico del territorio. Non si fa così, non si fa così. Allora noi abbiamo l'occasione di cambiare questo decreto, ed è vero, si è detto, dobbiamo cambiare il decreto, bisogna rimettere le giunte, bisogna cambiare questa legge ingiusta, però io pongo un altro problema. Le province possiamo salvarle, possiamo salvaguardarle, ragioneremo sui confini, sulle giunte, ma però le province devono anche riuscire a fare le cose per cui sono chiamate a fare. Dobbiamo tenere in piedi le scuole, dobbiamo asfaltare le strade insieme ai comuni, e da questo punto di vista io prego veramente che UPI e ANCI finalmente lavorino insieme, perché guardate che la contrapposizione che c'è stata in questo anno, ha ragione Pirovano, ha portato davvero danni a tutti. Bisogna lavorare insieme, gli enti locali, il sistema delle autonomie locali deve lavorare insieme, perché in questo momento tutto è minacciato nel suo complesso. Dalle regioni fino ad arrivare ai piccoli comuni, il sistema delle autonomie locali è tutto in discussione, per cui bisogna ragionare insieme e non contrapporci, non ci sono più parenti di serie B. Noi abbiamo il problema come province che dobbiamo lavorare, dobbiamo dare risposte ai territori, in termini di manutenzione, di lavori pubblici, di dissesto, ma in termini anche di sviluppo locale. Le nostre comunità hanno riferimento nelle province, le categorie professionali, gli imprenditori hanno riferimento nelle province per poter svolgere la propria occupazione, quindi bisognerà conservare le province, bisogna dare alle province la possibilità di stare a galla, di governare. Ecco che allora io lo dico a Massimo Garavaglia, abbiamo in questo momento un dovere, che è quello di collegare la legge di stabilità con la riforma delle province. Non ha senso tenere in piedi le province se poi le province non riescono a fare nulla, faremmo un doppio danno e gli amministratori non saprebbero più come rispondere ai cittadini. Vedete, fra le riforme giuste che sono state fatte, purtroppo questo governo tecnico doveva applicare o non l'ha applicato, e che abbiamo condiviso anche come PD, c'è stata quella del federalismo fiscale. Era una riforma giusta perché riportava l'attenzione sul livello locale e soprattutto introduceva questo discorso dei costi standard. Questo vale per gli enti locali, guardate, chiudo, vale soprattutto, parliamo di comunità, vale anche per la sanità. Perché qui siamo ancora, è lo stesso concetto degli enti locali, per la sanità succede esattamente lo stesso.
Siamo ancora, invece di preoccuparci a vedere cosa costano le prestazioni sanitarie, rispondiamo semplicemente facendo un taglio a tutto. E siamo ancora qui a preoccuparci, come negli anni Ottanta, di chiudere gli ospedali territoriali, invece di preoccuparci del fatto che una siringa costa 10 volte al sud rispetto al nord. E questo è il problema. E allora, e lo dico come tecnico, insomma. Non è possibile che un'appendicite costi 3 volte o 4 volte altrove, insomma, allora lo sappiamo. Io penso che qui stiamo parlando di cose che interessano tutti. E qui, quando siamo accomunati da alcune battaglie, io penso che dobbiamo piantarla anche di fare questa manifestazione, lo dico alcuni colleghi un po' intemperanti del Senato. Io dico questo perché sulla legge di stabilità dobbiamo operare esattamente in questo senso, cioè cercare, Massimo, sei in commissione bilancio, io sono in commissione sanità, dobbiamo ricercare di portare l'attenzione su chi fa bene. E allora dobbiamo salvare sì le province, bisogna modificare il patto di stabilità, questo è fondamentale, perché nel patto di stabilità c'è la possibilità di dare reale sviluppo ai nostri territori e dobbiamo farlo insieme. Convinceremo i miei, sì, convincerò i miei, quelli che non sono ancora convinti cercherò di convincere, cosa devo fare? Non posso mica ammazzarli. Ma guardate che su questo oramai il convincimento sta crescendo, perché i problemi degli enti locali non sono più solo quelli del nord, stanno diventando anche quelli degli altri, quindi il convincimento sta crescendo su questo. Insomma, io penso che la legge di stabilità sia l'ultimo tram che noi possiamo prendere per salvare le nostre comunità. Quindi io davvero faccio l'appello perché lavoriamo tutti insieme, e non solo per i nostri enti locali, ma guardate, per le nostre imprese e le nostre famiglie. Perché io, che non sono tenero con questo governo, non ho sempre votato a favore e non voterò questa legge di stabilità se non si modifica l'assetto che riguarda gli enti locali, tanto per intenderci. Però penso che noi dobbiamo fare un lavoro per le nostre imprese, soprattutto per la nostra economia. Questo governo, in un anno, oltre ad aver aumentato il debito pubblico, non ha prodotto un millimetro di crescita per il nostro paese, un millimetro di crescita non l'ha prodotto. Allora io penso che attraverso questa legge di stabilità e liberando le risorse locali, la provincia di Pavia ha 110 milioni di euro pronti per essere immessi sul territorio, io penso che liberando queste risorse possiamo almeno far crescere di un millimetro le nostre economie locali. E in Italia l'economia è sempre passata attraverso lo sviluppo dei territori, non c'è mai stata, tolti alcuni casi, grandissima industria. La nostra ricchezza è sempre passata attraverso le nostre comunità, imprese, comuni, famiglie. E allora noi, per ridare ricchezza alle nostre imprese, comuni e famiglie, dobbiamo liberarci di questo patto di stabilità, liberare le risorse e incominciare, pur nel piccolo, far crescere un po' il nostro paese. Grazie.